Ciao a tutti e bentrovati a Tell Me Wine, l'appuntamento settimanale in cui scopriamo insieme un vino alla cantina del Cerro, ovvero con un occhio all'origine e un altro alle sensazioni che trasmette. Oggi tocca, come potete vedere, al Bianco 213, il Lugana che prepariamo, che selezioniamo e poi mettiamo in bottiglia noi di Cantina del Cerro. Ora, prima di assaggiarlo insieme, sempre due parole un po' sul vino. Il Lugana è un vino che viene prodotto a sud del lago di Garda, zona di Sirmione e Peschiera del Garda. Deve il suo nome, tra l'altro, proprio a una tipica località lì della zona che si chiama appunto Lugana. Viene prodotto con il vitigno Turbiana, che poi è il Trebbiano di Lugana, che non è altro che un clone del Trebbiano di Soave. Però la sua caratteristica è legata tantissimo al territorio. Infatti, proprio appunto la zona Lide a sud del Garda è dove il ghiacciaio in tempi antichi che ha scavato proprio il lago di Garda depositava tutti i sedimenti. Quindi abbiamo un terreno che è argilloso, molto compatto e adatto e particolarmente vocato all'agricoltura della vite, ma molto ricco di sali minerali che ovviamente la vite andrà a raccogliere e poi troveremo nell'uva e quindi nel vino. Bene, abbiamo parlato un po' di quel vino qua, adesso andiamo alla degustazione. È un vino bianco, noi proponiamo la versione più giovane, quindi ci aspettiamo un vino fresco e fermo. Temperatura di servizio, essendo un bianco comunque intorno ai 12 gradi, diciamo che si può stare anche sui 10 gradi. Io sconsiglio sempre troppo freddi perché tende a ammazzare il sapore, mentre invece, comunque, essendo un bianco, bello fresco, comunque sta abbastanza bene. Allora, il colore è un bel giallo bello pieno, bello carico, con i riflessi dorati. Il profumo non è particolarmente intenso, però rimane leggermente speziato, molto delicato e piacevole. In bocca ritroviamo ancora il sapore delicato, ma con molte note. Si sente una leggera nota agrumata e poi un tappeto molto velato in bocca sul finire che tende proprio a riempire. Sta molto bene, come si può dire, quasi leggermente morbido, però è un gusto appunto molto complesso legati a tutti i sali minerali che sono presenti nel vino. Questo è un vino, come dicevo, da 12 gradi, si presta molto bene con gli antipasti, magari alcuni salumi delicati, oppure già anche pesci un po' corposi. L'ideale è con dei primi anche con sughi elaborati, magari una pasta e quattro formaggi, o anche con dei ragù, però più delicati invece, magari un ragù di vitello. Sta molto bene anche con i secondi di pesce, soprattutto con i pesci di lago, vista la zona da cui arrivo. Vi ricordo che lo trovate sempre nei nostri negozi, sia a Cerro Maggiore che a Venegona Inferiore, che poi nella vendita online. Vi lascio tutte le informazioni in descrizione. Vi ringrazio di essere arrivati fino alla fine del video e vi ricordo che il vino è un'esperienza da condividere, quindi fateci sapere cosa pensate del Bianco 213 di Cantina del Cerro. Ciao a tutti!